Pace e la guerra, voli, i rombi degli aerei di guerra americani echeggiano istericamente sul Vietnam. Gran parte della diplomazia mondiale è oggi in moto per fermare la mano omicida dell'imperialismo americano. Il segretario dell'ONU, U Thant, dopo sondaggi in numerose capitali e col governo di Hanoi, ha chiesto ancora una volta agli Stati Uniti la sospensione dei bombardamenti e l'inizio delle trattative. Di fronte al tracotante rifiuto di Johnson, le iniziative di pace si sono moltiplicate. Uomini di Stato socialisti come Brezhnev, Kosygin e il bulgaro Blažev, ma anche occidentali come De Gaulle e Wilson, hanno chiesto la fine dell'aggressione americana al Nord Vietnam. Si moltiplicano gli incontri. Vediamo qui una delegazione vietnamita che nel novembre scorso si è intrattenuta a Roma con l'onorevole Longo e altri esponenti del Partito Comunista Italiano. Dal 4 al 6 febbraio scorso, due rappresentanti del governo di Hanoi hanno avuto a Roma colloqui col ministro Fanfani, diretti a illustrare concrete possibilità di pace. È stato il coronamento di una complessa operazione diplomatica alla quale non sono estranee le forze democratiche del nostro paese. La notizia dell'incontro ha suscitato sensazione, e non solo in Italia. La Farnesina annunziava di avere informato dei colloqui il Dipartimento di Stato. I giornali padronali mascheravano il loro imbarazzo per la nuova iniziativa di Hanoi, montando un'artificiosa polemica sugli incontri del segretario del Partito Comunista con rappresentanti vietnamiti e sulla diplomazia comunista italiana. Le Monde, al contrario, rendeva omaggio al senso di equilibrio dell'onorevole Longo. Esprimo la mia ammirazione per il valore civile e militare dimostrato dai combattenti e dal popolo vietnamiti in queste settimane di dura e vittoriose lotte contro l'imperialismo americano. Essi combattono non solo per difendere la propria libertà ed indipendenza nazionale, ma combattono anche per la pace e la libertà di tutti noi. La posta in gioco è oggi la fine delle sofferenze del popolo vietnamita. È la pace per il Vietnam, è la pace per il mondo. Il momento è delicato e può essere decisivo per l'avvenire dell'umanità. I dirigenti di Hanoi hanno parlato chiaro. Cessino i bombardamenti ed ogni azione militare sul Vietnam del Nord, ed essi sono pronti ad iniziare negoziati per la soluzione pacifica del conflitto. Bisogna premere sul governo americano perché cessi i suoi barbari bombardamenti. Bisogna premere sul governo italiano perché dissoci la propria responsabilità dall'aperto tentativo di Washington di lasciare cadere anche questa occasione di trattare. Esso deve far valere l'ostilità che la grande maggioranza del popolo italiano prova per l'atroce guerra di sterminio condotta dagli Stati Uniti. L'Italia ha una parola importante da dire ed una funzione da assolvere. Il governo non può sottrarsi in un momento come questo alle sue responsabilità e al suo dovere. Il Movimento Popolare Italiano, tutte le forze di pace, laiche e cattoliche, devono portare avanti la richiesta unanime della cessazione dei bombardamenti americani. Noi comunisti lotteremo e faremo di tutto perché il nostro Paese assolva questa sua funzione, perché il governo adempia al suo dovere e perché le forze democratiche di pace sappiano trovare in queste ore decisive per la pace e l'avvenire dei popoli un linguaggio comune
ed agiscano insieme e subito per far cessare i bombardamenti ed aprire la strada a trattative di pace. L'indecisione e l'imbarazzo del governo italiano, messo davanti alla concreta possibilità di promuovere un'autonoma iniziativa di pace, sono la conseguenza dell'antico vincolo di sudditanza nei confronti della politica statunitense. Si rivela perciò fondamentale, ancora una volta, il ruolo dei comunisti in Parlamento e nel Paese come forza di pace, un ruolo che deve uscire rafforzato e esaltato dalle prossime elezioni. Mi chiamo Buster, ero studente in una scuola pubblica. Non posso dire il mio numero di matricola per ovvie ragioni. Mi chiamo Irving, studiavo in una scuola industriale. Non posso dire il mio numero di matricola per ovvie ragioni. 1964. Gli studenti di Berkeley manifestano contro l'aggressione al Vietnam. 1968. I soldati del corpo di spedizione americano in Vietnam disertano. Due controluce. Prima quello della discussione e della protesta alla luce dei fuochi nell'università di Berkeley. Poi quello delle dichiarazioni di due disertori, costretti a nascondere i loro volti dietro un trasparente. Dalla marcia di Berkeley, 4 anni fa, i giovani americani hanno fatto molta strada. Il Dipartimento di Stato ha informato Johnson che nel 1967 un numero di giovani dell'80% superiore a quello del 66 si è rifiutato di vestire la divisa delle forze armate. Sono stato costretto a entrare nell'esercito a 17 anni. Potevo scegliere soltanto tra 3-4 anni di ferma e la prigione. Ho scelto l'esercito. Forse ho fatto male. Tutti vorremmo resistere alla chiamata. Molti infatti hanno scelto la prigione. Subito dopo il mio arruolamento, mio fratello è tornato dal Vietnam e mi ha spiegato ciò che succedeva laggiù. Mi ha detto che ero stato folle a non preferire una cella per 2 anni piuttosto che il Vietnam per 4 e che non immaginavo neanche quale fosse il compito di un soldato americano laggiù. Compito ingrato davvero, sempre, dalla lotta nella giungla alla repressione in città. Gli americani poliziotti del mondo non smentiscono tale qualifica nemmeno a Saigon, che a detta loro è il centro dell'altro Vietnam, quello che li vorrebbe ospiti in numero sempre maggiore. Non si smentiscono neanche in casa loro, divengono poliziotti di se stessi, divengono cioè gli oltranzisti scalmanati di Johnson schierati contro i pacifisti, convinti dei giusti diritti dei vietnamiti. E così in tutto il mondo, a Saigon, a Washington come a Tokyo. Anche qui la polizia adotta misure di dura repressione come se infantilmente volesse annullare e cancellare ogni tipo di solidarietà col Vietnam in lotta. Sono entrato nel servizio armato quasi senza rendermi conto che sarei partito per il Vietnam. Sono partito volontario perché per me il Vietnam non esisteva. Era una cosa irreale. Cominciavo a riflettere comunque. Mi sentivo in uno strano stato di depressione quando sono partito. Ora però ho avuto modo e tempo di proseguire la mia istruzione sul Vietnam. Penso che lo Stato americano è dalla parte del torto. Fino dal 1954 hanno calato una benda sugli occhi degli americani e sugli occhi di tutti. Ma non solo in America. Adesso cominciamo a capire, a toglierci la benda. Hush, little baby, don't you cry. La situazione nel Vietnam è terribile. Basta a chiunque anche soltanto leggere i giornali e vedere le fotografie per capire che quel paese è stato tenuto al minimo. Il popolo Viet è molto coraggioso. È destinato a vincere perché negli ultimi 4 anni gli americani hanno buttato troppa roba in questa guerra. Inutilmente, si vede. Il popolo che non ha una giusta causa per cui morire non può vincere. I vietnamiti hanno una giusta causa per cui morire e soprattutto per cui vivere e battersi per vivere. Thank you.
questo gli Stati Uniti stanno perdendo. Per questo ho lasciato l'esercito. Ora sono diventato più radicale. Ho imparato leggendo, riflettendo, stando in mezzo alle cose. Come tutti i militanti europei, gli stessi americani ora stanno in mezzo alle cose. Mentre a Parigi si manifesta per il Vietnam, in Canada sono giunti a 12.000 i disertori dell'esercito americano. E così ovunque passi l'itinerario dei soldati USA per il sud-est asiatico, dai porti scandinavi alla Germania, all'Olanda. E nonostante l'opera degli agenti speciali antidiserzione della CIA, ovunque trovano aiuto, gente solidale, come questi provò olandesi. Il solo modo che vedo per finirla presto è che il popolo americano faccia qualcosa, all'interno del paese. Laggiù gli Stati Uniti non potranno mai vincere. Conducono una guerra senza senso e prospettive. È il popolo americano che deve fare qualcosa per far cessare questa sporca guerra. Deve fare qualcosa dall'interno. I disertori americani si arruolano dunque in un altro esercito, l'esercito della pace planetaria. Quella pace con la libertà del Vietnam, alla quale si contribuisce donando il sangue per i guerriglieri feriti, per i civili aggrediti e torturati, sottoscrivendo 1 miliardo per il Vietnam, come si è fatto in Francia. E anche in America qualcosa si muove. Non basta stornare $100.000 dal programma accademico destinandoli a rafforzare il corpo di polizia all'interno dell'università, come è accaduto a Berkeley, per far tacere gli studenti. Non bastano la polizia e gli appelli di Johnson ad arrestare la protesta di migliaia di cittadini di New York davanti alla rappresentanza degli Stati Uniti all'ONU, come non basta la caccia al disertore organizzata dalla CIA per serrare i ranghi dell'esercito americano. E i disertori americani si riarruolano in un altro esercito, un esercito che in ogni continente combatte per la libertà del Vietnam e per la pace del mondo, un esercito nel quale si è schierata anche la maggioranza del popolo italiano.